Chi chiede le dimissioni del ministro Giorgetti è in malafede. L'autorevolezza del ministro Giorgetti in Europa è fuori discussione. La modifica del patto di stabilità è un segnale importante. È un patto, è un compromesso che però ci permette finalmente nei prossimi anni di lavorare per la crescita e non per l'austerity. Ma su Superbonus la posizione della maggioranza è coesa. È stata una vergogna aver speso 140 miliardi di euro per ristrutturare il 2% del patrimonio immobiliare. Quanti poveri, quanti redditi medio-bassi avremmo potuto aiutare con quelle risorse? Detto questo, c'è una legge in vigore e alcuni cittadini, come giusto che sia, si sono fidati della legge. È per questo che cercheremo non di fare ulteriori proroghe, ma di aiutare quei cittadini che stanno ultimando i loro lavori. Ma sul mille proroghe non ci sarà, quindi nel pomeriggio ci sembra che stiano un altro. Questo lo vedremo, nel senso che il Consiglio dei Ministri farà il mille proroghe e vedremo il contenuto del mille proroghe. Il ministro Giorgetti però ieri è stato molto chiaro. Non possiamo più permetterci di disperdere le risorse in assistenzialismo o in regali come è stato il 110%. Cercheremo di aiutare chi è rimasto coinvolto nell'ultimo percorso della ristrutturazione del 110%, ma non è più possibile sulle spalle dei cittadini fare regalie.